kiss for you. Gossip uomini e donne, Gemma Galgani dimentica Giorgio Manetti per un altro uomo. La dama torinese continua ad essere la protagonista indiscussa del parterre senior. Gemma Galgani, da più di 7 anni fa parte del cancelletto trono over di Cancelletto Uomini e Donne, e in questo lungo periodo ha frequentato diversi cavalieri. La storia più importante del suo percorso nel dating show Mediaset è stata senza dubbio quella con Giorgio Manetti e ancora oggi, anche se la storia è finita da tempo, lei prova un forte sentimento per il gabbiano. Nelle ultime puntate del parterre senior i due hanno avuto delle accese discussioni e addirittura il fiorentino le ha detto questa frase, vai al diavolo. A quanto pare quest'ultimo ha deciso di stare lontano dalla sua ex mentre lei ci è rimasta molto male. La dama torinese attaccata da Giorgio Manetti e Tina Cipollari. Negli ultimi tempi, il percorso di Gemma all'interno del trono over sta diventando molto difficile. Oltre ai continui 2 di picche ricevuti da Manetti, la dama torinese deve difendersi dai diversi attacchi da parte di Tina Cipollari. Resta il fatto che la Galgani ha un carattere molto forte e una lingua arguta, quindi riesce a difendersi benissimo dalle critiche che le vengono rivolte. Qualche settimana fa la direttrice di sala stava approfondendo la conoscenza con Raffaele, ma dopo qualche giorno, anche quest'ultimo ha deciso di troncare la frequentazione. Secondo Gemma, anche questo cavaliere ha cambiato idea perché è stato influenzato dalla vamp bionda. L'ex moglie di Chicco Nalli è convinta che la sua nemica esca con altri signori del parterre solamente per far ingelosire il gabbiano. Armando ha conquistato il cuore di Gemma? Ma nella puntata del trono over andata in onda venerdì scorso, è avvenuto qualcosa di clamoroso che potrebbe aprire nuovi scenari. Alla corte di Gemma si è presentato Armando. Quest'ultimo che ha 65 anni. Ha deciso di presentarsi a tutte le dame presenti in studio e al pubblico a casa, attraverso un filmato girato dalla stessa figlia. L'uomo vestito molto elegante è apparso prima accanto alla sua auto di lusso e successivamente all'interno di un bellissimo appartamento. Ovviamente il signore ha attirato l'attenzione di molte donne sedute nel parterre, tra esse anche la Galgani. Addirittura, mentre Armando ballava con grazia, la torinese si è avvicinata a loro rubandoglielo alla rivale. I due hanno avuto una piccola conversazione facendo capire che potrebbe nascere qualcosa di più profondo. Per altre news sul trono over, video, cliccate sul tasto Segui canale Uomini e Donne.